Separati da 3 punti in classifica, ma col morale alle stelle dopo le vittorie ottenute nell'ultimo turno, Diegaro ed Alfonsine scendevano in campo quest'oggi per dare vita ad una sfida che prometteva molto sul piano dell'aspetto a cavalità e ha mantenuto praticamente tutte queste premesse. Quarto minuto e subito Diegaro avanti col gol di Bertani, che piega le mani del portiere dell'Alfonsine, Calderoni. Dunque vantaggio della Diegaro, ma reazione immediata dei Ravennati con la punizione, quella di Innocenti, e una grandissima mischia. Zollo alla fine se la cava, ma continua la pressione dell'Alfonsine. Ci spostiamo al 22esimo minuto, grandissima punizione di Federico Innocenti, che lascia sostanzialmente sulle gambe il portiere Zollo e arriva il pareggio dell'Alfonsine. La rivediamo, l'ennesima esecuzione pregevolissima di questo autentico specialista che negli anni ci ha fatto vedere tantissime di queste prodezze. Alfonsine, che a questo punto prende in mano l'inerzia del match con la battuta che arriva dalla sinistra al 25esimo, quella di Sarto, grande risposta di Zollo, ma il gol è nell'aria per l'Alfonsine e arriva proprio la trasformazione sull'angolo susseguente, quella effettuata da Ressai per il gol del 2-1, che non diventa 3-1 per l'Alfonsine, perché Riccardo Innocenti spara verso la porta, ma Zollo compie un grandissimo intervento. Si va così al riposo sul 2-1 ed è un ottimo affare per il Diegaro, che è perfettamente in partita, e anzi al 19esimo minuto c'è un calcio d'angolo proprio per la squadra padrona di casa, palla che spiove in area di rigore, l'intervento sospetto, quello di Ricci Maccarini, che forse si aiuta con il braccio, calcio di rigore per il Diegaro, la trasformazione di Casadei. È il 2-2, si riapre completamente il match. Ci sono ancora 25 minuti per entrambe le squadre per cercare il colpaccio ed è il Diegaro a spingere subito sull'acceleratore. Sulla destra Barducci mette per Rodriguez, non riesce però l'esecuzione verso la porta, ma continua la pressione del Diegaro e a 5 minuti dalla fine, sul tiro di Capponcelli, è Nicolini a trovare la deviazione che sembra consegnare la partita nelle mani del Diegaro. Sotto misura il gol del 3-2 per il Diegaro contro l'Alfonsine, che però non è mai domo. Siamo nel secondo minuto di recupero, calcio d'angolo, pallone che spiove, va a terra un giocatore dell'Alfonsine, c'è il fallo commesso da Babbini che riceve il secondo giallo e così viene espulso. Il fallo commesso ai danni proprio di Riccardo Innocenti, calcio di rigore dal dischetto, si presenta Federico Innocenti che riesce a segnare, ma come vediamo con tanti giocatori in area di rigore, calcio di rigore da ripetere, e allora riparte Federico Innocenti, cambia angolo, non cambia il risultato, arriva il gol del 3-2 che sostanzialmente chiude un match di altissima intensità con un pareggio appunto tra Diegaro ed Alfonsine, finisce 3-3.